Ci troviamo in Thailandia, nella foresta più pericolosa del mondo. Qui la folta vegetazione e i pericolosi animali che la abitano hanno reso impossibile la sopravvivenza umana. Ma oggi Bonnie Esploratore ci insegnerà a sopravvivere in questa foresta. Questo è Natura versus Bonnie. Muore qua, muore del cazzo. Buongiorno a tutti, mi chiamo Bonnie e sono un esperto di sopravvivenza di fama mondiale. Molti di voi mi conosceranno per le mie famose imprese che ho compiuto, oppure molti di voi mi conosceranno perché lavoro anche in altri ambiti, oltre a quello della sopravvivenza, come la pornografia. Ebbene sì signori, oggi in questo video vi insegnerò a sopravvivere in questa foresta in Thailandia. Vi insegnerò a cacciare, a trovare cibo, a idratarvi anche in caso di assenza di acqua. Questo video è proprio un manuale completo su come sopravvivere nella foresta. Ah, e le cose che farò in questo video non dovrete rifarle, né? Perché va bene che non sono qua a lanciare i serpenti, sono qua a mangiare le cose crude, magari a voi vi viene la cagarella, non lo so. A parte che non penso che qualcuno rifaccia queste cose, però non vi voglio comunque sulla coscienza, quindi non replicatele. Ok. Allora, devo dire che questa sopravvivenza non inizia molto bene. Infatti sono venuto qua in bicicletta, no? Volevo legarla su un palo. Poi in parte al palo c'era questo cespuglio, ok? Io ho buttato lì la bici per cercare le chiavi della catena vacampenuda. Era pieno di api che mi hanno attaccato. Porca miseria, sono dovuto scappare con sta bicicletta rosa. Però fortunatamente non mi hanno punto, perché è ovvio. È ovvio, sono un survival. Secondo voi mi faccio pungere dalle api? Ah. Come vedete qua abbiamo delle fantastiche more che assaggeremo assieme. E hanno su un po' di malattie, No, queste fanno proprio schifo. In questo momento, signori, ci stiamo addentrando all'interno di questa foresta muniti di un seghino. E voi direte, Bonnie, ma se io sono in una foresta e non ho un seghino, come posso fare? Ma secondo voi Bonnie non vi dà una soluzione? Secondo voi Bonnie vi lascia da soli? Assolutamente sì, quindi cazzi vostri. Ma boia, ma qua sto entrando nel fantabosco, zio Carlo. Sì, ma anch'io devo mettere i pantaloncini corti. Coglione della sopravvivenza qua. Via, ragni schifosi. Vai via. C'è il capo qua. C'è il capo che deve passare. Allontanatevi. Cosa c***o volete? Cosa fa qua questa pianta? Vai via, ti ho detto, pianta di... Oddio, pieno di robe addosso. Ti ho detto che mi devi fare passare. Un ragno enorme. Questo è grosso, sì, bestia, no? Questo come passo? Come faccio a passare? Oh, porca de calavaca impestata, impenita. Allora, vediamo. Stai buono? Buono pure te! No! No, 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 no! No, ho rotto la ragnatela! Sarà grinzito il ragno. Oddio, sarà grinzito. Cosa faccio? Cosa faccio? Non posso passare di qua. Ma dovevo andare nella selva oscura. Sai che qua sto avendo un po' di difficoltà. Facciamo che cerco un altro bosco. Mi faccio i cazzi miei. Torno indietro, tranquillo, sereno. State dove volete stare e io me ne trovo un altro bosco. Come prima lezione di oggi, signori, come primo insegnamento, vi insegnerò a idratarvi anche in caso di assenza di acqua. E voi direte, Bonnie, ma cosa sei? Un mago? Ma cosa sei? Un Gesù che trasforma l'acqua in fuoco? E che trasforma l'acqua in fuoco? Usa lei X-Men che trasforma l'acqua in vino, cretino. Assolutamente sì, cos'è? Dubitavate? Cioè, dubitavate? In questo momento, come vedete, siamo qua in questa foresta della Thailandia, come vi dicevo. E questo posto, signori, è famoso per una cosa. Per le sue noci di cocco fresche fresche. Ed è quindi questo quello che oggi faremo in questo video. Andremo a caccia di noci di cocco. Si aggirano un po' qua nella zona. Si nascondono tra alberi, cespugli, arbusti, licheni. Questo posto mi sembra un ottimo luogo dove possiamo trovare delle noci di cocco. Perché come vedete là c'è una salita. E si sa che le noci di cocco sono rotonde. Quindi rotolano giù dalle discese ma rimangono un po' incastrate, no? Sto salendo su per la montagna. In mezzo a foglie, arbusti. Mi potrebbero fare male. Potrebbero compromettere questa avventura. Porca puttana. Oddio. Dove mi attacco? Dove mi appendo? Se cado qua sono fottuto. Oddio. Ok, ok. Ho trovato la noce di cocco. Sì. Ora la butto giù perché qua sennò so come scendere. Sono fottuto. Via. Sono impigliato. Dai, la mia maglietta di Piazza Italia. Pagata 5 euro. Non posso rovinarlo. Oddio, sto cadendo. Oddio, sta cadendo tutto. Sta crollando qua la terra fatta di merda. Cos'è? Concime. Crollando in sabbia mobili. Ok. Ok, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo catturato la nostra noce di cocco. Come vedete è ancora avvolta nella sua pelliccia. Probabilmente stava facendo un riposino. Oppure era stata catturata da qualche ragno. Sembra tipo una sacca scrotale, no? Ora dobbiamo solo trovare un metodo per aprirla, signori. Ma anche qua Bonnie tutorial. Passo numero uno: bisogna aprire la noce di cocco dalla sua pellicola. Eccola qua. C'è il pisello, guarda. Ma guardate quanto è pelosa. Cioè proprio pelosa. Allora, come sapete, le noci di cocco hanno tre punti, tre palle, cioè tre buchi del culo. E questi tre puntini. E quindi per aprirla bisogna a prendere un cavatappi. E come dicevo prima, se siete dispersi in una foresta in Thailandia e non avete un cavatappi, sono proprio cazzi vostri. Adesso bisogna incidere la noce di cocco e iniziare a girare. Ok. 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 Aia, mi sono tagliato la gamba. Aia. Malattie. Le malattie. Vedete, abbiamo infilzato la noce di cocco con il cavatappi. Ora, una volta. Oh, fatto un rumore strano. Allora, adesso che l'abbiamo un po' torturata, però dobbiamo aprirla, no, per prendere il succhino, quindi allora non riesco. Siamo seri che non si rompe? Oh,
Oh, attenzione, attenzione. Oh, vedete, oddio, come piscia la nostra noce. Ma come cazzo si fa? Ok, prendo un altro coltello, magari. Cazzo di hawaiani, ma come faranno loro? Io ho speso 1,65 euro per questa e non riesco ad aprirla. Zero. Quegli schifosi primitivi, no? Che avevano il culo solo per fare le cose. Come facevano ad aprire queste cose qua? Cioè, io ho fatto un buco che piscia dal buco, però. Vabbè, dai, penso che il massimo che potrò fare sarà aprire da questo buchino schifoso, perché non riesco ad aprirla, non so cosa fare. Fa schifo. Fa cagare, orrenda. Mi ha sbrodolato tutto. Ha sporcato tutto. Mi ha smerdato. Non lo so io, cosa devo fare? Vabbè, allora sinceramente che vada a cagare lei la noce di cocco e chi non glielo dice. Ma ora la parte più importante qual è? Essendo nel bosco, dovendo sopravvivere, bisogna avere energie, signori. Bisogna avere energie. E come si prendono le energie? Mangiando. Vi insegnerò come mangiare e fare un buon pasto pur essendo in una foresta. Si sa, ragazzi, si sa, le foreste sono piene di animali. Dobbiamo sfruttare questo per poter mangiare. Cosa vogliamo fare? Mangiare le bacche, va bene, campi un po' a bacche, non lo so. Però non ti fai un buon pranzo, non prendi le energie. Le energie si prendono con la carne. Una cosa che dovete fare, signori, è trovare un cinghiale. O un cinghiale. O un maiale. Vi accampate, no, nella vostra postazione, prendete un legnetto, aspettate che il cinghiale passi davanti a voi e pum, lo pigliate con il legnetto, prendete la carne. Per questione di tempo io e la mia squadra l'abbiamo già fatto e questa è la carne che otterrete una volta fatto fuori il cinghiale. Però Bonnie, a me la carne cruda non piace. Non so cosa dirti, siamo nella foresta, siamo mica da calacco. Mettiamo caso che ci sia pure il preziosino, no? Il preziosino che vuole la carne cotta. Juster? No, cosa dico? Carne di cinghiale. Un tagliettino. Che è nero. Buono. Prenderò la salmonella, figa, sta c***o di mosca. Ma vengo lì, ti brucio, ti mangio, ti faccio fuori, ti goio con la polenta. Cretina rembambita deficiente. Ah, se c'è una cosa che non sapete, che qua in Thailandia ci sono le piantagioni di Saikebon. È ovvio, ragazzi, è ovvio. La Thailandia è famosa per le piantagioni di Saikebon. Quindi se siete magari in una foresta o no in Thailandia, siete lì un po' persi, avete fame, non sapete cosa fare, basta scavare, no, un po' sottoterra e trovate, no, i Saikebon. Adesso vi faccio vedere io. Tipo vedete, no, siete qua a passeggiare, dovete guardare all'interno dei cespugli. Se vedete qualcosa tipo di colorato, non so, tipo, eccolo qua. Incredibile. Ma it's incredible. Ma it's incredible. Eccole qua, signori, i nostri Saikebon al manzo. E voi direte: però non c'ho l'acqua, come li faccio? L'avvocato. Ma chi ha detto che serve l'acqua? Hanno detto le istruzioni. Ma sai, ho letto le istruzioni. Faccio vedere io come si mangiano, perché se non ci sono qua io. Ah, e se volete cucinare qualcosa, ok, nel bosco, no, siete lì, volete un outfit adatto, vi basterà prendere una pecora, ok, tosarla, ok, un po' con le mani, con i legnetti, vi aiutate, poi vi mettete lì, no, con le mani, cucite, tirate fuori un bel grembiule. Noi, per questioni di tempo, è ovvio che l'abbiamo già fatto. Sperando non passi nessuno, perché sembro veramente uno storto. Vabbè che lo sono, eh? Però vabbè, chi se ne frega. Abbiamo qua i nostri Saikebon e adesso lo chef Bonnie vi insegnerà come mangiarli. Allora, bisognerà prendere la scatola e prenderla a pugni, ok? Perfetto. Ok, una volta arrivati a questo punto bisognerà aprirla e tirare fuori la bustina, la, ok, la bustina. Aprire bustina, ficcarla qua dentro. Perfetto. Chiudere e scuotere così. Questo è il ballo del quacquà e di padero che sa. A questo punto, signori, i nostri Saikebon sono pronti per essere mangiati. Vedete, no? Sono tipo delle chips. Ah. Siamo in pezzi così. Ah. Ah. Oddio, sono stato attaccato. Non è un animale. Ah. Porca p***a. Dovevo rompere un pezzo che era gigante e esploso. Vabbè. Oh. Questi sono molto buoni. Sincero, approved. Gente, oh porca puttana, sono qua così. No, non ti. No, non verrà qua. Che culo. Era con una bambina. Zio cane, se veniva qua con una. Se veniva qua con una bambina, ero fottuto. Davo un pugno. Madonna. Vabbè. Allora, mangiato abbiamo mangiato, bevuto abbiamo bevuto. O meglio, cioè, più o meno. Ora è arrivato il momento di andare a esplorare la natura selvaggia. Cosa si nasconde in questa foresta paurosa e tenebrosa? Sto entrando sempre di più nella natura selvaggia. Sembra di stare nella savana, sembra di stare. Sapete com'è? Questi sono i tipici paesaggi thailandesi. Ma che cazzo di insetti ci sono qua? I Pokémon. Destra o sinistra? Destra o sinistra? Destra. La Batcaverna? Boia. Ma cosa mi stai dicendo? Ma cosa mi stai dicendo? Guarda qua che quel bel posticino. Sì, fare il bagno qua fa un po' schifo, però ho detto sinceramente. Però. Opla. Sì, ma non voglio fare il bagno qua. La corrente ti porta, ti stacca le gambe. Ma comunque sono queste, signori, le scarpe dei veri bergamaschi. Guarda qua quanto è resistente, quanto è resistente. E con questo sfondo, signori, nella natura. Con qua il bel fiume. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia servito il manuale della sopravvivenza di Bonnie. Ma comunque, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi mando un bacione.